questo è coach Demis Cavina, arrivato in estate da Torino dove ha allenato negli ultimi 2 anni in A2, ha fatto meno 7 di valutazione, ora il Bruno va addirittura a tamponare un compagno, ovvero Alessandro Gentile, che poi comunque lo perdona e gli passa la palla. Vuole provare a giocare spalle a canestro, poi scarica per l'altro Gentile, ovvero Stefano, che segna subito la tripla. Rimbalzo però in attacco di Caruso, extra possesso per Varese, Gentile usa il fisico, riesce a scavare dello spazio tra sé e Burnell. Bin gioca il pick and roll con Eburu, poi il passaggio che taglia tutta l'area, Ferrero ci riprova e il capitano segna anche questa. È stata solo vicina l'occasione l'anno scorso senza però raggiungerlo, mentre Logan direttamente dalla rimessa si fa ridare il pallone. Sarebbero sempre 38. Rivuole un altro blocco Gentile, che poi invece sceglie di attaccare per vie centrali, lascia sul posto tutte le maglie blu e trova il layup del pareggio. Sbagliato però il tiro del lituano, che palla di Burnell, mentre De Nicolao arma la mano di Wilson, stoppato però da Burnell. Rimbalzo offensivo di Ekpunu, che ha sbagliato due schiacciate a Cremona, questa invece in linea di massima riesce a infilarla nel canestro. Un fischio per i contatti di Burnett di lui, Bin penetra, prova ad andare a schiacciare e direi che in linea di massima ci riesce anche abbastanza bene. Per il momento oggi è un ritmo decisamente inferiore. Ora tamponamento di Bin alle spalle di Clemons, tripla segnata dal numero 5 con anche il fallo subito. Dall'altra parte Jones, ultimi 2 secondi, deve tirare, lo fa e segna anche un canestro importante per Varese. Tornato in campo dopo tanto tempo in panchina, è tornato anche Logan che subito si alza e spara. Scrivete 3, ma spesso e volentieri si scrive 3 sul referto. Quello è il fallo che porta 2 tiri liberi e di nuovo il possesso. Gentile spazza via Treyer. Va dentro Degbunu, si ripropone la sfida tra i 2 centri nigeriani e Kwame Kowulu prova non una grande idea, ovvero di toccare la palla da dietro, e allora lascia libera la strada per lo schiaccione di Egbunu. 5 su 5 di David Logan, 19 per il professore, che adesso ci riprova, stavolta in corsa, dentro altre 2. Non si ferma più David Logan, 21, Bin dovrà cercare lui qualcosa, è un tiro da 2 dopo il palleggio, lo segna Anthony Bin, meno 7 per John Mattis, fanno 9 nella partita per Bin. Adesso Sassari lascia trascorrere i secondi, la partita ormai è vinta, bisogna però stabilire il punteggio finale, lo scarto che sarà prezioso in caso di differenza canestri. Punteggio finale è 82 Varese, 92 Sassari. Dopo la sconfitta di 10 al Palaradi contro Cremona, Varese perde di 10 anche in casa contro Sassari.